Nuovo appuntamento di Non Solo Rosa, una nuova trasmissione, una nuova ospite, un nuovo volto. Un volto di una donna che ha molto da raccontare, una vita particolarmente vivace, ricca di incontri, ricca di persone e ricca di storia. La presento subito, lei si chiama Eliana Riggio e come al solito la prima domanda è la medesima. Chi è Eliana? Eliana è una veronese che ha vissuto un'intera vita all'estero, in giro per il mondo. Bello. Io da veronese stanziale eh, invidio. Ma grazie, certo, la possibilità di eh, nascere in una città meravigliosa come Verona, che io amo infinitamente, e poi poter viaggiare e vivere ed entrare in contatto con altre realtà in giro per il mondo è senz'altro una grande ricchezza. Dove è stata? Allora, da Verona si è mossa e è andata dove? Beh, insomma, a parte i viaggi giovanili che tutti noi abbiamo fatto, che non che sappiamo, e la mia vera prima tappa sono stati gli Stati Uniti, eh, dove ho avuto la possibilità di studiare. E in questo paese ho passato cinque anni, molto, molto tempo. Eh, dopo una laurea in Italia, eh, mi è sorto in quegli anni l'interesse per lo sviluppo internazionale, quella che noi chiamiamo la cooperazione internazionale, e in quegli anni eh, non si studiava questa materia in Italia non c'era offerta formativa di alcun, alcun genere. Essendomi laureata bene all'Università a Bologna con dei buoni voti, eh, mi è stato possibile in quegli anni avere eh, ed accedere a una borsa di studio Fulbright, mm -hmm. considerata forse la migliore borsa di studio eh, del, dell'America. È, è una borsa troppo, del paese. E questa borsa mi ha permesso di accedere alle costosissime eh, università americane. Da lì ha incontrato poi quello che è diventato la sua professione, il suo lavoro. Esatto, possiamo dire che lì l'ho cercato. Mm. <ride> non è stato un incontro casuale, è stato un incontro cercato. E sì, ho avuto la grandissima fortuna di accedere a una delle università migliori degli Stati Uniti, la University of Pennsylvania, nella città di Philadelphia, una città molto bella, dove ho, ho potuto studiare sviluppo, studiare i diritti delle donne, studiare le tecnologie appropriate, e, e studiare la pianificazione territoriale o il planning, che è la materia eh, nella quale ho perseguito poi un master e dopo il master un dottorato. E inoltre ho anche perseguito un master proprio in sviluppo. E quindi la mia idea era un'idea molto semplice, che è un'idea molto contraria a quella che c'è spesso eh, in Italia. Eh, molto spesso in Italia si dice, oh, lavori nel terzo mondo, fai la volontaria. Yeah. <ride> <ride> ecco, no, la mia idea fin da principio, idea che poi si è rafforzata nei, nei decenni di, di questo mestiere, è esattamente il contrario. Se lavori con i più poveri, se lavori nei contesti eh, di povertà, dove le risorse sono limitate, servono in realtà competenze più forti devi avere più capacità di poter risolvere problemi che sono senz'altro più complessi e quindi mi è stato chiarissimo fin dal primo giorno che una laurea italiana forse non sarebbe stata sufficiente e quindi il fatto di approfondire, di studiare e di studiare in contesti anche diciamo già internazionali eh, è stata perseguita, un'idea che è stata perseguita proprio in questa logica, è stata un'intuizione giovanile che poi si è dimostrata corretta. Io condivido tra l'altro, mi sembra proprio appropriato. Lei poi da lì è riuscita a entrare con le sue capacità e, e credo con la professionalità che ha sviluppato all'ONU. Sì, esatto. Eh, eh, tutti noi che lavoriamo nello sviluppo, o molti di noi, non si può mai dire tutti, hanno l'ONU come primo obiettivo, perché eh, è, una, è una questione molto semplice. Se uno riesce a lavorare nelle Nazioni Unite, poi in un certo senso ha accesso facilmente ad altre agenzie di cui potrebbe e essere interessato. A volte la scalata a ritroso può essere più complessa. Quindi no, per me è stato senz'altro un colpo di fortuna, però c'è anche da dire che eh, con, una, uh, con un dottorato da una Ivy, Ivy League University è abbastanza uh, facile accedere a, a diciamo, posizioni più di alto livello. Infatti nel mio caso, ricordo, sono stata addirittura cercata eh, dalla, dalle Nazioni Unite che appunto, eh, avendo sede poi negli Stati Uniti e a New York, ehm, spesso fanno ricerca di personale all'interno delle University. università americane. Per cui sì, ho avuto un colloquio a New York, eh, proprio mh, appena laureata, appena dottorata dovremmo dire e immediatamente mi è stato offerto eh, di iniziare una carriera all'Unicef, che era la carriera che mi interessava perché mi interessava l'infanzia, quindi fra le varie agenzie dell'ONU doveva essere Unicef, Unicef internazionale, e mi è stato offerto a quel punto eh, di scegliere fra due paesi. Uno era il Messico, lo ricorderò sempre, città del Messico, e l'altro paese era l'India. Io sono gandiana, sono gandiana da, da quando avevo 16 anni, eh, ho, ero uh, fin da ragazza eh, membro molto attivo del Movimento Non Violento in Italia, il Movimento di Capitini, il Movimento di Gandhi, e quindi eh, non era un caso, penso, eh, non era un caso che mi fosse stato offerto l'India. Era il mio karma. E quindi lei? <ride> e quindi, senz'altro, ho scelto l'India e, e quindi la, il mio primo uh, lavoro e la mia prima sede di lavoro è stata New Nuova Delhi. Tra l'altro, l'India eh, rimane nella sua vita sempre perché poi ehm, la provvidenza, la storia, il caso, il karma, il karma eh, <ride> hanno fatto sì che in India eh, proseguisse oltre che la sua professione anche un altro grande progetto. Sì, ha ragione. Eh, Sa, io ricordo esattamente, penso che lo ricorderò tutta la vita, il momento esatto in cui il mio aereo è atterrato uh, uh, all'aeroporto di Nuova Delhi. In quei giorni e in quegli anni l'India era molto povera e far atterrare un aereo a New Delhi era già complesso. E ricordo ancora questo atterraggio abbastanza, abbastanza eh, rumoroso e su, quest su questo asfalto molto rovinato. E la domanda che so mi sono fatta in quell'istante esatto è stata: Sarò qui per quattro anni, come vuole il mio contratto? O questo è un inizio di un periodo più lungo della mia vita? Me lo sono domandato in quell'istante e la risposta poi l'ho trovata negli anni a seguire, perché appunto questi sono stati lunghi anni in cui ho lavorato con l'UNICEF, prima a Nuova Delhi, quindi nell'ufficio centrale dell'UNICEF nel paese, e poi sono stata trasferita nell'est del paese, a Calcutta, nell'ufficio di Calcutta. Ehm, che eh, è responsabile per la parte nord orientale del paese, per tutti gli stati indiani, quindi per il Bengala e per tutti gli stati che si trovano in quella regione. Quindi diciamo tra, i due, eh, tra le due eh, diverse sedi ho passato dieci anni all'Unicef in India. Però in questi lunghi anni, come lei già <ride> penso intenda chiedere, eh, sono cominciati anche eh, dei rapporti molto profondi col paese. L'interesse per il paese si è approfondito, per la sua cultura, per la gente e quindi non è stata solo una sede professionale, ma è diventata sempre di più casa. L'India per me. E penso non sia stato un caso eh, che in questo luogo io abbia anche incontrato mio marito. Bellissima questa storia, mi piace tantissimo, però adesso le devo chiedere una cosa che eh, mentre l'ascoltavo mi veniva in mente. Dieci anni in India, eh, un po' New Delhi, un po' Calcutta, per l'Unicef. È risaputo che l'infanzia e la condizione dei bambini là non è certo una condizione semplice. Lei si è dovuta scontrare con una realtà ben diversa da quella che, ha, che, che, che si vive in Italia e che probabilmente ha vissuto anche in America. Con che spirito? Allora io le faccio questa domanda perché? Perché quando leggo qualche articolo che riguarda eh, la malnutrizione o bimbi violati o bimbi per la strada, cioè l'infanzia eh, povera, l'infanzia in difficoltà, di solito la leggo ma con grande difficoltà. Allora perché penso che eh, il mio standard sia molto alto? Eh, un occidentale che va in India e vede... Eh, la condizione, ecco, mi metto un po cercherei di mettermi un po' nei suoi panni. Come lei eh, ha fatto il suo lavoro là, senza metterci tutto il cuore, o mettendocelo tutto e commuovendosi ogni volta? Non, non so, mi sono spiegata? Sì, certo, eh, lei ha assolutamente ragione. La condizione dell'infanzia in India è molto difficile, eh, fino al punto d'essere in certi casi drammatica, e quindi per persone come noi eh, privilegiate. Persone che crescono nelle condizioni di assoluto benessere e di, eh, con una vita molto semplice, senz'altro l'impatto è molto forte. Eh, essendo cresciuta in Italia fino appunto ai vent'anni e poi addirittura vivendo negli Stati Uniti ancora eh, per cinque lunghi anni, quindi nel paese più ricco del mondo, il passaggio dall'America all'India è stato veramente drammatico. E, al contempo eh, io non ero una volontaria. Io mi ero preparata per moltissimi anni, a quel punto avevo, quasi, avevo 30 anni, avendo fatto talmente tanti corsi universitari. E quindi ormai eh, l'età c'era eh, mm. per poter approcciare il problema con una maturità ovviamente un pochino diversa e anche con una preparazione sia universitaria e anche nel campo. Perché la, il bello delle università americane è che ti fanno anche fare esperienza. Per cui, ero già stata in Cina eh, con l'università, ero già stata nel, nella zona dei Caraibi e avevo già fatto quindi degli interventi e delle esperienze sul campo. Eh, L'India non è nei Caraibi né la Cina e eh, in quegli anni lì in cui ho cominciato a lavorare io alla fine degli anni Ottanta la situazione era veramente drammatica. Parliamo di un paese in cui un bambino su due è malnutrito e la situazione sta migliorando negli ultimi anni ma non di molto. Parliamo di un paese in cui oggi abbiamo il più alto numero di eh, spose bambine. Abbiamo il più alto numero di bambini lavoratori, abbiamo eh, ancora un terzo della popolazione infantile che non accede alla scolarizzazione. Abbiamo quindi una situazione in cui i bambini, l'infanzia, e per infanzia intendo 0-18, secondo la definizione della Convenzione dei diritti dell'infanzia, quindi i bambini, i ragazzi e gli adolescenti e i giovani, eh, non godono dell'accesso ai servizi di base e con questi intendo la salute e la scuola, almeno per cominciare, e, hanno anche, eh, e, e vivono eh, esperienze eh, di violenza molto, molto, molto seria, quindi di abuso, di, eh, di sfruttamento, di negligenza nei loro confronti. E quindi eh, è stata un'esperienza molto interessante perché lavorando con l'Unicef o lavorando con l'infanzia non si lavora su un tema. Non sei un ingegnere che si occupa di pozzi d'acqua e quindi sei uno specialista in un campo. Prendendo come punto di riferimento un'età, che è l'età mm. più vulnerabile, quella dell'infanzia, ovviamente devi occuparti di tutti i problemi, dalla salute all'istruzione. Cercando di fare progetti concreti, quindi. Alla tutela dell'infanzia, sì, e facendo interventi concreti, ma dico a 360 gradi, attraverso quelli che noi consideriamo tutti i diritti dell'infanzia. Unicef e associazione Cini per l'Italia Sini. che legami c'è? Ok, allora adesso eh, parliamo un pochino di Cini. Eh, ecco come è, eh, com è successo, visto che stiamo seguendo questa storia in ordine cronologico. Eh, come dicevo appunto in India, eh, quando lavoravo eh, all'Unicef ho conosciuto Shomir, il dottor Shomir Chaudori, eh, che in quel a quel punto, in quel momento della sua vita, eh, stava facendo una consulenza tecnica proprio con l'Unicef di Delhi, con l'ufficio centrale e professionalmente ci siamo, ci siamo conosciuti. E, in India non si può essere fidanzati, non è permesso, è un paese molto tradizionale e quindi nel giro di pochi mesi abbiamo avuto solo una scelta che è stata quella di sposarci e quindi è stato un matrimonio lampo come è eh, dovuto in un paese eh, come l'India, dove anzi i matrimoni sono di solito combinati, non sono matrimoni d'amore. Quindi il nostro è stato un matrimonio abbastanza particolare perché appunto con una straniera e in più ovviamente non un matrimonio combinato e non è la stessa casta, perché ovviamente io sono fuori casta. E quindi sì, molto velocemente ci siamo sposati e Shomir era così amato dall'Unicef che l'Unicef ha creato una posizione apposta per me per permettermi di trasferirmi da, da Delhi dove stavo lavorando a Calcutta dove viveva eh, mio marito dove Shomir aveva Cini, dove aveva fondato Child in Need Institute, Cini o diciamo in inglese sini, l'istituto per il bambino in condizioni appunto di bisogno e Shomir è più anziano di me, ha circa 20 anni più di me e quindi 20 anni prima o anche di più a quel punto nel 74 aveva fondato uh, Charlie in Need Institute, Cini, Sini, um, un'organizzazione che eh, possiamo considerare appunto storica nel panorama indiano, asiatico, eh, nel contesto della cura all'infanzia. Cini parte con Shamir. Shamir era una, un giovane medico negli anni 70, anzi era un pediatra, era già uno, speci uno specializzato in pediatria. È molto interessato nel problema della nutrizione. Shamir, da, gio da giovanissimo medico, lui si è laureato molto giovane, era brillante, aveva una carriera brillantissima davanti a sé perché usciva dalla migliore scuola di medici indiani, eh, di, di stampo inglese, eccetera, eccetera, e sceglie di occuparsi di malnutrizione che vuol dire una professione che non puoi fare da medico, che non puoi fare clinicamente, perché la malnutrizione, lo capiamo tutti, non dobbiamo mai essere specialisti, eh, non è il risultato di una malattia. Occupandosi di questo tipo di problema, Shomir, che aveva già cominciato la sua professione medica, si rende conto, o pediatrica possiamo dire, eh, si rende conto che non può fare il medico, non può curare un bambino, perché seppur curasse un bambino di malnutrizione, inevitabilmente lo stesso bambino gli ritorna dopo un mese perché i problemi di fondo. sono altri: sono, altri, e sono sociali, sono culturali e sono legati proprio anche alle condizioni in cui le famiglie povere vivono. Per cui capisce che deve togliersi il camice, deve uscire dal suo studio medico e deve creare un meccanismo diverso. E quindi comincia a fare il volontario, comincia a lavorare con Madre Teresa, lui a Calcutta, quindi c'è l'enorme opera di Madre Teresa, comincia a lavorare con altri per capire cosa può essere una soluzione, perché non c'è esperienza, nessuno ha ancora lavorato in questo campo. Suo marito e poi lei fonda Cini sì. per dare una risposta concreta a tutto questo sistema. Esatto. È corretto. Da allora oggi cosa, cosa avete fatto? Credo molto. Guardando il sito che vi invito a, a vedere, ci sono delle storie bellissime, ve le consiglio. Guardate le testimonianze, mm, sono commoventi alcune. E, e si possono anche fare cose concrete per quel mondo indiano che nonostante oggi sembra in grande ripresa economica. Eh, mantiene lo stesso delle sacche di povertà fortissimo. Sì. Da allora oggi cosa avete fatto? Beh, tantissimo. Va subito detto che Sini, Sini è stato fondato da e non da me. Io se, nel 74 ero una ragazzina ed ero qua a Verona, <ride> è come dicevo lui, è un po' più anziano di me. E però certo uh, a un certo punto, uh, in parallelo alla mia professione che ho continuato a mantenere all'Unicef e anche lavorando con altre organizzazioni internazionali nel corso degli anni, sono ormai 30 anni che lavoro in questo campo professionale, in parallelo. Uh, ho deciso, e mi ha fatto molto piacere, associarmi anche al lavoro di mio marito, a livello volontario, questa è una cosa cui tengo moltissimo, eh, sotto, che, che tengo eh, molto a sottolineare, quando eh, il lavoro che ha fatto Sciomir, in primis, va detto, assolutamente, e che io ovviamente ho cercato di appoggiare eh, seguendo nei suoi passi, lui è un grandissimo maestro, è stato un lavoro che poi si è allargato oltre la alla malnutrizione. La malnutrizione è stato l'inizio del lavoro di Cini o di Sini ed è il lavoro che ancora continua oggi 43 anni dopo. Però in parallelo al lavoro sulla malnutrizione, eh, Sini ha continuato a lavorare sulla salute infantile, sulle problematiche pediatriche e non esistono problematiche pediatriche in ehm, in isolamento da sole senza considerare anche le problematiche ginecologiche, quelle uh. della mamma, perché il lavoro comincia in utero ovviamente, il bambino nasce lì, nove mesi li passa lì e quindi si lavora eh, con le mamme. Si è cominciato a lavorare con le mamme e eh, a quel punto lì, però le mamme, prima di essere mamme, sono anche donne. E allora si comincia a lavorare sulla salute eh, delle donne a 360 gradi, compre compreso eh, il problema per esempio dell'AIDS, che è stato un problema molto grosso nei paesi poveri, o in paesi come l'India che hanno rifiutato anche di accettare questi problemi. Ma le donne in India sono spesso ragazze, perché eh, come sappiamo a 13 anni, a 12 anni, a 14 anni puoi, puoi avere anche già la prima gravidanza. E quindi si è cominciato a lavorare con le ragazze. E il lavoro in questo modo si è sempre allargato, seguendo cosa? Seguendo il bisogno. Noi possiamo dare una mano a Sini? Eh sì, e c'è senz'altro modo di aiutare Sini. Eh, da molti anni a Verona, da più di 20 anni, da, quasi, da 25 anni a Verona, eh, abbiamo fondato un'associazione, Cini Italia Onlus, fondata da Tiziana Valpiana all'inizio degli anni 90 e ancora molto attiva, con un direttivo molto attivo, con molti volontari attivissimi, veri compagni di viaggio e sono loro che fanno il lavoro veramente, e in, questo, in, questo, in questa associazione veronese italiana eh, noi lavoriamo affinché venga conosciuta l'opera di Cini. Quindi il metodo innovativo attraverso il quale Cini lavora per, eh, per assicurarsi che i bambini ricevano i servizi di base, non su un approccio del bisogno, quindi trattandolo certo. come se fosse un'azione una, un caritatevole, ma su un intervento che sia veramente basato sui diritti umani, quindi lavorando con la partecipazione delle comunità mm -hmm. e per creare uh, una consapevolezza di sé che permetta ai poveri di prendere in mano il loro destino e loro diventare i protagonisti Martefici. del loro destino, piuttosto che essere noi quelli che... Eh, decidiamo, oh, decidiamo sul loro, sulle loro vite. Questo è un approccio che noi da dieci anni e da, anche da più, sin da sempre, persegue e che cerchiamo di promuovere a livello accademico, a livello di ricerca, a livello quindi tecnico se vogliamo, ma anche a livello di, eh, di coscienza della gente comune, certo. perché no? E troviamo nella gente comune, nei non esperti, nei non tecnici, eh, delle risposte estremamente positive, un interesse molto vivo. Come lei e Radio Pace e Telepace hanno espresso nei nostri confronti per molti anni, di cui siamo molto grati. Infatti, vi ringraziamo per averci invitato questa mattina. Il tempo è a disposizione, è finito. Si potrebbe parlare per un'altra ora. Capisco, sì. e, e mi piacerebbe pure. E magari in un futuro si potrà fare. Ma un'ultima domanda mi preme, perché tutta questa nostra chiacchierata nasce da lei, nasce dalla sua storia. Vivacissima, eccetera. L'ultima domanda che faccio molto spesso è: Lei è felice? Io sono molto felice. La sua vita è stata ricchissima. Sì. So che lei ha un figlio naturale biologico e un figlio adottato, quindi, oltretutto, è bravissima dal mio <ride> punto di vista, non solo per aver fatto anche una scelta di questo tipo. Mh, il fatto di aver vissuto e di vivere una vita così ricca di incontri, di relazioni e di aiuto, aiuto concreto, professionale, fatto con una certa base e non lasciato alla libera interpretazione, mi fa pensare che insomma c'è grande speranza e anche un po' la invidio sinceramente. <ride> grazie mille. Grazie a lei, molte grazie. Arrivederci a presto a tutti voi, arrivederci alla settimana prossima.